E neanche il papà. E neanche Federico. Io sono solo. Va bene, Thomas, perdonami. Va bene. Perdonami se... Io ti prometto che avrò cura di te e non ti lascerò solo. D'accordo? Lei ti piace? Sì. Sì. Le voglio molto bene. Però non glielo dire, altrimenti la conosco, si monta la testa e potrebbe diventare intrattabile. Roberta è come una sorella, capisci? Sempre pronta a ridere e a parlare con me. E mi ha aiutato moltissimo. E va bene, non parliamone più. Roberta resterà in questa casa. Cosa? Stai parlando sul serio? Guarda È la uno mia scherzo! faccia, È ti sembro uno uno che sta scherzando. Sei un grande! Sei un grande, Massimo! Ti dirò un segreto, ma prometti di non dirlo! Parola d'onore. Ho preso un DVD per Roberta. È uscito proprio l'altro giorno. Io l'ho già visto. Le piacerà. Ti spiega come passare un compleanno da vera principessa. Ed è anche completamente interattivo. E poi le ho comprato il vestito. Che dici, le piacerà? Cara Malala, sembriamo due persone bruciate dalla passione. Boniglia, vita mia, ti amo. Oh, scusami, vita mia. Per favore, smettetela, non so come fare. Qualcuno sa come si stira questo accidente? Ma come si Secondo fa? me, Delfina, dovresti prima togliere tutte quelle pieghe. Questa è buona. Così, così, sì, così, così, va boni, bene. boni, 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 Che c'è? boni. Puoi stirare tu. Non posso. Non puoi. Che c'è? Mammina. No, non sarei sciocca. No, sei matta, è inutile che dici mammina. Immagini, io che mi metto a stirare con queste unghie. Per favore, non farmi ridere. Aspetta che questo momento si merita una bella foto. Ah, sì. Fai un bel sorriso. Dai, 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 dai. Ho detto di no. Sorridi. Ecco fatto! Guarda quanto sei carina! Tutto quello che devi fare, secondo me, è prenderti quel Massimo, perché non appena arriveranno i risultati delle analisi, ragazza mia, addio alla fortuna dei Santi Gian! E addio anche a te, cara Malala! Non devi essere così pessimista, mamma, aiutami, per favore, dobbiamo fare qualche cosa da fare, sì, ci deve essere! Non vorrei mica che quella scopra di essere una vera Santi Gian! No, mamma, cosa possiamo fare, allora? Che cosa possiamo fare? Lo so! Cosa? So come fare, lo so! Con cosa si risolvono tutti i problemi? Con il denaro! Il denaro! Il denaro! Il denaro! Lo sentite? C'è uno strano odore, come se qualcosa stesse bruciando. La camicia! Grazie per avermi stirato la camicia, grazie. No, per favore, per me è stato un vero piacere. Malala, hai fatto qualcosa alla pelle, perché noto un certo... Oh. Che carino che sei, lo hai notato. È che a me piace essere abbronzata. Ah, sì, ho capito. Quasi bruciata, molto, molto bruciata. Fai attenzione al sole, Malala, alle volte può far male. Ma che c'è? La camicia è ruvida, è strana. No, sì, è tutta colpa mia, scusami. Mi piace usare l'appretto e forse ne ho messo troppo. Ma sì, no, ma non importa, no, non c'è problema. Ora vado allo specchio. Dove vai? No, non ci sono specchi in questa casa. Sì, ce n'è uno da qua. Stai zitto, stupido. Quello là non funziona. Pansita sta riposando. Bene, molte grazie, Roberta. Di niente, capo. Ma che cosa? Come di niente, capo? Di niente, vostra maestà. No, signore. La piccola sacerdotessa può chiamarmi come vuole. Grazie, Roberta. Di niente, capo. Roberta, ho parlato con Thomas e mi ha convinto. Puoi restare.
Sul serio? Grazie! Grazie! Va bene, va bene, va bene. Va di sopra ora. Sì. Evaristo, mi devi dare una mano perché così non... Ma come mai indossi il costume tradizionale del Krikoragan? Così si vestono i miei servienti. E ti dirò un'altra cosa. Evaristo ormai è al mio servizio ed è al servizio della Sacra Scimmia. Per cui, Evaristo, prenditi cura della scimmia. Zio, ho estremo bisogno che voi mi restituiate Evaristo. Molto bene. E io ho bisogno di parlare con te. Ma prima devi fare silenzio finché io non ti darò il permesso di parlare. Massimo, deciditi a scegliere una delle due ragazze. E non venirmi a dire che non ti piacciono, perché sono tutte e due molto carine. Sì, lo sono, però io ho la testa da un'altra parte. No, signore. Devi capire che tu diventerai il re, caro Massimo. Ma se non vuoi sposarti... No, 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 zio, per favore, per carità, io mi sposerò. Lo farai? Sì. E si può sapere con chi? Con Delfina o con Florencia? Con Florencia. Io mi sposerò con Florencia. Lorenzo, ho paura. E se lui non fosse il mio vero papà? Non è niente. Stai tranquilla. Vedrai che la paura se ne andrà via. E se non fossi sua figlia? Stai tranquilla. Spero che il tuo piano funzioni. Deve funzionare, per carità. Nessuno può resistere ad una così grande somma di denaro. Andiamo. Come va, signora Malala? Allora, come va? Tutto bene? Ciao. Benvenuti. Buon pomeriggio e grazie per la puntualità. La signora chi è? Malala Torres Oviedo, vedova Santigiana e madre di Delfina. Ah, signora, beh, mi immagino quanto sia doloroso per lei tutto questo. Per nulla, sono una donna molto forte. Avanti, dottore, cominciamo. Forte e abbrustolita, dove sei stata? In un forno? Zitta, cameriera. Per favore, cerchiamo di cominciare subito. Vogliamo conoscere il risultato. Va bene, un secondo, per favore. Dottore, voglio che tutto vada a posto e che la verità venga rivelata al più presto, capisce? Si sbrighi, dottore, sono nervosa, sono nervosa! Sono così nervosa! Allora, vediamo. Dunque, secondo questa analisi, la signorina Florencia è figlia di Santigian al 99.99%. Evviva! Che bello! Benissimo! Dice questo stupido! Che bello! Non posso credere! Che splendida notizia! Sono sicurissimo, signorina. Se ci sono errori, non sono certo qui. Anche se la genetica è misteriosa. Per esempio, una figlia dalla pelle bianca come lei può... Sì? Può avere una madre dalla pelle nera. Che dice? Io sono bianca come il latte, non dica stupidaggini. Ma come vuole lei, signora? Bene, vado subito a comunicare il risultato al notaio. Scusatemi, grazie, più tardi. Dottore. Vada, vada. Lorenzo, appena avrò quei soldi potrò prendere i ragazzi, saranno miei. Così aspetta. Potranno vivere finalmente felici. Passo dopo passo. Sì, sì. Sei sicura di aver dato il denaro a quella specie di infermiere, a quell'insulso, sì, dottore? Sì, certo che glielo ho dato, ma se l'è tenuto, lo ha rubato. E cosa hai intenzione di fare? Di startene qui, tranquilla? Vai! E fai perdere il posto a quel dottore. Stupida! Ah, io sono una stupida. Tu sei una stupida. Così peggioro sono le cose e basta. Sì, le peggiori, perché sei stupida. Tu sei la stupida. Stupida, 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 stupida. Massimo, non vuoi presentarmi questo ragazzo? Sì, certo, certo. Ve lo presento dopo, zio. Vostra maestà, vi posso ricordare chi avevate deciso di far riposare le vostre regali e venerabili ossa? Sì, hai ragione. Accompagnami alla stanza preparata per me. Coraggio, Evaristo, sì. Andiamo. Hai visto? Hai l'impronta del ferro da stiro sulla camicia. Non ci credo, è stata Delfina. Lascia stare Delfina e ascoltami un secondo. Spero che la storia del matrimonio sia uno scherzo. Ascoltami, Franco. È più di uno scherzo, è una bugia. Lo capisci? Ho detto Florencia, ma potevo dire Delfina. Non ti azzardare a paragonare Florencia con Delfina. Senti, non so chi sia tuo zio o perché gli stai mentendo, ma né te né quel clown dovete stare in casa mia. Bene, su questo siamo d'accordo.
Se siamo d'accordo, perché io vivo da un'altra parte e tu stai... Perché sei tu che sei voluto andare via e io sono qui e non ho la minima idea del perché. Guarda, non so che vuoi fare con Florencia, ma stai attento.